quanti anni hai iniziato? Io? A 14. Quanti anni hai? 14. All'inizio me l'hanno offerta, poi pian piano ho iniziato. E a che età iniziano ad offrire le prime sigarette o comunque offrirti un primo tiro? A 12, 13. Quanti dei tuoi amici fumano già? Tutti. Siamo un paese di baby fumatori. In Italia un adolescente su tre consuma tabacco e l'Italia è il paese europeo con il numero più alto di fumatori in età adolescenziale. Un dato che emerge da una ricerca condotta nel 2015 e diffusa dal Centro Europeo per il Monitoraggio della Dipendenza delle Droghe. I dati sono stati raccolti in scuole di 35 paesi prendendo in esame studenti di 15 e 16 anni. L'età nella quale i giovanissimi provano per la prima volta una sigaretta è sempre più bassa. Il problema è che ora iniziano anche 10 anni, 11, alle medie diciamo. Sì, ci sono dei ragazzini che purtroppo andando a ritrovare anche le medie lì l'ho visti, anche noi ragazzi non è che ci si rimane tanto bene. Ho iniziato con un mio amico, ho fatto un tiro e da lì piano piano si inizia. E quando hai iniziato, perché? Il divertimento con gli amici. Ma in genere quando uno finisce le medie, inizia le superiori, c'è la tentazione un po' anche per voler trasgredire, per sentirsi più grandi, quindi iniziare intorno ai 14 anni. Però molta gente, diciamo che se ne frega di queste cose, non fuma. Secondo te perché iniziano a fumare così giovani i ragazzi? Motivo principale per sentirsi più grandi. Poi, dipende da persona a persona. L'offerta però ho rifiutato perché gioco a calcio e quindi sono un professionista e quindi non posso fumare. A che età iniziano ad offrirvi un tiro, magari i vostri amici, i vostri compagni? Già dalla prima media, al primo mese. Subito. Secondo te perché in tanti fumano? Che c'è chi ha problemi familiari e non, cioè l'unico modo per sfogarsi è questo.